Vediamo un po'. Ma che cavolo è successo qua dentro? Ragazzi, la mia stanza è diventata il mondo di Minecraft. Quanti hanno creduto a questa cosa, se potete? Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy e vi do il benvenuto nel mio mondo di Minecraft. Sì, però così la cosa diventa inquietante. Ho trovato proprio un posto carino, vero ragazzi? Una vista mozzafiato solo per voi. Guardate che roba! Ve lo faccio vedere meglio. La famiglia di patate. Però se la smettessi non sarebbe male. Comunque ragazzi, dopo 28 milioni di richieste da parte vostra, ho deciso di ricominciare una serie di Minecraft. Ne ho iniziate 15, mai finite, però vi giuro che questa volta cercherò di portarla a termine. Ovviamente mi dovrete dare 27 consigli al minuto perché sennò sono spacciato. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e tuffiamoci nuovamente all'interno di Minecraft. Nulla è per sempre perduto. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua, vi dico la verità, averlo portato in live mi ha proprio fatto venire voglia di rigiocarci, quindi sto proprio godendo come un cigno che vola tantissimo. I miei esempi sono sempre un po' strani. Vabbè dai, iniziamo che non vedo l'ora, bisogna creare ovviamente un nuovo mondo, quindi bisogna anche dare un nome e questa volta ragazzi voglio darlo serio, cioè guardate là, c'è l'esempio a Strupale. Ma che cavolo di nome è per un mondo? Questa volta lo voglio chiamare il mondo di Fancy. Ma che cavolo scrivo? Ma perché non sto scrivendo anche il mio nome? Ecco che tra l'altro questo nome mi ricorda il mondo di Patty. Che poi devo dire che la faccia effettivamente è quella. Creiamo il nuovo mondo. Vai, fammi vedere dov'è che mi fai spawnare. Ti prego, non in un'isola, non in un deserto, perché sennò c'è schiatto subito. Mondo dove c'è già praticamente tutto fatto. Sarebbe fantastico. Ingresso nel mondo, vai! Povero gabbiano! C'è in una montagna in mezzo alla neve con i grizzly! Vabbè, ma che sfiga! A parte il paesaggio poetico e incredibile, ho attivato le shaders. Mi dovete dire se preferite senza oppure con. Effettivamente, però, una figata che. Vigliacca terra incastrata dentro un mouse rotto. Cioè, va bene tutto, però io qua com'è che dovrei fare a sopravvivere? Già non mi ricordo nulla. Sicuramente hanno aggiunto delle nuove modalità che io non conosco. Oh no, no, non ci posso credere. Ragazzi, stavo parlando proprio di loro. Gli orsi polari artici. Eccoli là, ci stanno fissando. Ma che vuoi? Ciao, cucciolo mio, tu sei bello. Ti chiamerò Orso Yogi. Ehi, calma, va bene, la mamma è molto cattiva. Difende il cucciolo, lo capisco. Signora, stia calma! Non voglio fare del male a nessuno. Madonna, è velocissima! Però qua non arrivi, eh! Adesso che. Oh, no. Effettivamente, gli orsi però possono notare. L'inizio non è dei migliori, ve lo dico, questa serie potrebbe durare pochissimo. Raga! Dove mi trovo? Gesù, aiutami tu! Allora, l'orso mi vuole male! Ma io però non capisco questa violenza nei miei riguardi. Non ho fatto nulla a tuo cucciolo! Fatto, non ci passi, sei obeso! Che facciamo? Ci fissiamo così per mezz'ora? Che c'è? Violenza gratuita, un pugno in bocca! Te ne vai? Niente, ci tieni? Allora, stiamo qua una mezz'oretta e il cucciolo rimarrà orfano perché tu mi odi nell'anima e io non posso uscire. Vieni qua! Vieni che ti rubo! Perché sono una persona così cattiva? Non capisco. Va bene, dai, la risparmio sempre. Mi sono cagato in mano pure su Minecraft. Sto per esplodere per colpa di un orso. Vabbè, allora niente, dai, ritorniamo dove eravamo prima che ti devo squartare. Ti do una serie di pugni ben piazzati e vedrai che tutto si sistema. Ah, si sta arrendendo! Adesso pugni in bocca fortissimi! Madonna, questo video comunque verrà bloccato. È scoppiato! Goodbye. Sento in colpa che non potete capire. Sto per piangere. Allora, credo di aver trovato un villaggio magico. Non l'ho mai visto prima, raga. Mi dovete dire voi di che cosa si tratta perché non lo so. Io entro in casa e vi rubo tutto. Tanto, voglio dire, non dovrebbero esserci problemi. Cioè, anche il letto lo rubo tantissimo. Vabbè, ragazzi, anche una palla di neve prendo ogni cosa. Allora, non siamo stati così sfortunati, eh. Dammi il letto. Almeno la notte siamo sereni. Oh, sono i villager, un po' strani. Allora. Se questa è casa tua, io in realtà stavo solo controllando. Ti ho rubato anche il letto, vabbè, sono dettagli. Questo è blu.
è più carino effettivamente. Prendo anche, ma no, che ci frega. Mi sa, ragazzi, che vi è andata male. Adesso vi disintegro tutto il villaggio. La legge della natura. Che vuoi? Pensavo volesse fare rissa con sto naso gigante che si trova. Cosa parlo io? Sembro un pappagallo. Fordo fusorio, lo prendo a pugni. Va bene, prendiamo tutto, ragazzi, perché il cibo serve. Se non sono spacciato. Blocco di neve, tutto. Ogni cosa appartiene a me. Qua un'altra casa, un po' strana. Questa porta è utile, devo dire. Non consente ai ladri di entrare. Beh, questi villager hanno qualcosa che non va, però. Ma tu ad esempio mi dai qualcosa? Perché fai così con la testa? Vuoi dirmi qualcosa per caso? Ma non ho capito, un pugno in bocca. No, non scappare, non dirlo alla mamma. Perfetto, adesso prendo tutto e poi proseguiamo, ragazzi, non vi preoccupate. Ok, tra l'altro c'è tutto qua dentro, ma non una crafting table. Cioè, porca vacca, me la devo fare. Non ho abbastanza pezzi. Allora, facciamoci la crafting table. Fantastico. Poi, ho già fatto anche i bastoncini, perché adesso dobbiamo crearci. Non è vero, devo prima prendere altro legno. Non mi dispiacerebbe farla diventare una serie tipo un episodio a settimana. Non starebbe... Però sto villager dà fastidio nelle orecchie. Non è cambiata molto la situazione, quanto lenta, però meglio che nulla. Primo episodio, ho ammazzato un orso, derubato un intero villaggio. Sono proprio una persona orribile. Anzi, facciamo che dormiamo, va? Perché non è il massimo lavorare al buio. Fantastico. È la prima notte già superata, ragazzi. Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose. Per forza, ho rubato tutto. Dopo aver riposato, si può tornare a rubare tutto. Che poi comunque è legno. Cioè, potrei tranquillamente trovare degli alberi, ma magari è un po' difficile. Ho trovato già l'albero. Vabbè, senti, ormai sono qua e rubo. Ragazzi, abbiamo trovato una roba incredibile in realtà. Voi mi direte se sono stato fortunato oppure no. Vabbè, ragazzi, ho detto tutto. Io praticamente qua potrei avere persino le carote a gratis. Abbiamo il grano, abbiamo il pane. Siamo già... Io praticamente sono a posto così. Posso stare con voi, per favore? Porco schifo. Mi sa di no, se l'è presa per prima che gli ho rotto la casa. Ma che case? Tu cos'è? Sei il salumiere di sicuro. Tu porti la cama, per forza, dai. Sei un macellaio. Ma che roba? Vuote, praticamente. Lady Oscar. Abbiamo trovato uno smeraldino, così. A caso, che in realtà sono anche più rari dei diamanti. Robe incredibili. Poi perché sto prendendo le palle di neve? Questo è un altro discorso, non lo so. Allora le lancio al salumiere. Ah, qua ci abbiamo anche le mucozze. Mi sa che mi conviene farmi una spada, giusto perché voglio squartarle un attimo. Uno. Il golem non è che mi dà fastidio, vero? Alla fine non sto facendo nulla di male. Ecco, bravo. Cos'è? Una riunione di condominio? Ragazzi, sto avendo paura. È una setta, in realtà. Vogliono sacrificarmi. Ecco perché non mi fanno nulla. Allora, posso sapere cos'è che state facendo? Arrivo io, ve ne andate. Ma cos'è questo razzismo nei miei confronti? È tutto poetico, comunque. Si guardano. Un maialino! Vieni qui, porcone! Che mi serve la tua carne. Occhio a non prendere i villager, perché il golem proprio... Lo sento che è cattivissimo. Se ti perdi qualcosa... Ah, buono! Cioè, abbiamo pane a volontà, ci possiamo fare proprio i filoni di baguette con la mortazza. È pazzesco. Vabbè, sapete che cosa faccio allora? Visto che comunque mi sta simpatico, dormiamo qua, accanto a lui, che così ci teniamo per mano e siamo a posto. Stanchere mica! Vabbè, ma ragazzi, ma che cosa pazzesca. Abbiamo trovato un sacco di cose. Abbiamo anche qualche arma, perché i fiori nascono in mezzo al ghiaccio, non si sa, ma è il mondo di Minecraft che è magico. Non abbiamo armature, però credo che non sia un grosso problema. Abbiamo anche del cibo, raga, meglio di così, voglio dire. Oh, vedete che anche il carbone l'abbiamo preso e così ci possiamo fare il cibo, cuocerlo, possiamo farci delle torce. Raga, mi sento proprio a cavallo. Sta andando troppo bene già. Siamo tipo in una foresta. Anche qua devo dire che non sembra malissimo. In lontananza vedo cose. Sì, questa dovrebbe... No, non è la paura. O forse sì. Non lo so. Ci sono anche i funghi allucinogeni. Raga! Madonna, robe! Ci possiamo fare anche la zuppa. Una casetta, qualcosa... No, eh? Un buco anche... Una tana di un orso. Niente. Mi sa che mi tocca rimanere in mezzo alla pioggia, raga. Che vi devo dire? Però con questa visuale pazzesca vi dico che per oggi... Veramente, ragazzi, abbiamo fatto un botto di roba. Anche se non sembra. Fatemi sapere se vorreste una continuazione oppure...
basta. E mi raccomando di lasciare un botto di like per farmi capire se vorreste una continuazione. Ma prima di concludere, come sempre, vado a salutare SM Canal Bell, Daniele Carta, Giacomo Benedetti e Martina Trotta. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi, porcone, Daniele Carta, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace, la pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.